Buongiorno a tutti, siamo di nuovo qui dalla libreria Mondadori di Alessandria in collegamento con Luca Cozzi che ringrazio e che saluto anch'io. Ciao Luca. Allora, dunque, ricordo che qui alla libreria Mondadori abbiamo tutti i libri di Luca Cozzi, sia i libri della saga di Luke McDowell, l'ultima apparizione, la più recente in assoluto di Luca, è Le radici del male, sia invece il libro, perché è stato il primo, della saga di Nick Latorre, che è L'ombra del lupo, serie di Nick Latorre che a breve avrà una continuazione. Dico bene, Luca? Sì, uscirà. Non so ancora se per Natale, comunque uscirà Checkpoint Charlie, che è ambientato a Berlino ed è il seguito dell'Ombra del Lupo. Benissimo, quindi a tutti quelli che ci ascoltano stiamo in attesa di vedere e di poter leggere il nuovo libro di Luca appena uscirà. Dunque oggi ci troviamo come al solito per aggiungere un altro tassello, ed è un tassello importante, nel nostro viaggio del mondo del thriller, e oggi presentiamo veramente un libro che ne vale assolutamente la pena. Il libro ha un nome famoso, si chiama Gorky Park e l'autore è Martin Cruz Smith. Ci sono tantissime cose che mi verrebbe da dire su questo libro, che è veramente molto bello. Mi trattengo perché voglio dar spazio a Luca, che ci introduce sia sull'autore sia sul libro. A te, Luca. Hai detto bene. Quello di oggi è un tassello molto importante. Per parlare compiutamente di questo romanzo occorre prima dire alcune parole sull'autore. Martin Cruz Smith, che è statunitense, è figlio di una donna indiana molto attiva come leader dei movimenti per i diritti civili degli indiani d'America. Lui nasce come Martin William Smith, ma nel 77 ha cambiato il suo secondo nome in Cruz, che è il nome della sua nonna materna, appunto, indiana. Questo la dice lunga sul suo impegno costante a favore delle minoranze. E questo ha un significato in tutta la sua produzione e anche nel protagonista di Gorky Park e dei romanzi che seguiranno. Gorky Park è ambientato nella Russia degli anni 70, quindi ancora in ambito sovietico. Il protagonista si chiama Arkady Renko, è il capo della polizia, della squadra omicidi di Mosca, e è in pratica questo personaggio che scopriamo in questo primo libro, è in pratica la proiezione dell'autore. Su questo non lo dico solo io, sono d'accordo un po' tutti gli osservatori, i critici, è la proiezione di Martin Cruz Smith. È praticamente Arkady Renko pensa del sistema sovietico ciò che Cruz Smith pensa del sistema politico americano. Lui ha spostato nel tempo e nello spazio se stesso per criticare in maniera decisa, pungente, il sistema politico. Entrando nello specifico del libro, il libro inizia con tre cadaveri ritrovati nel Gorky Park, che è uno dei parchi centrali di Mosca, non il più grande. In inverno, in realtà siamo ad aprile, ma a Mosca è ancora inverno, e quindi vengono ritrovati sotto la neve. Da subito, dall'inizio, dal primo capitolo, dalle prime righe, si capisce subito la prosa di Martin Cruz Smith, come sia piacevole, scorrevole, pungente allo stesso tempo. Da subito coinvolge, da subito conquista. Pensate che questo libro io l'ho letto alcuni anni fa, ho riletto il primo capitolo l'altro giorno e mi è venuta voglia di finirlo, non potevo farne a meno, è così. Se leggi Martin Cruz Smith e poi vai avanti. E questo per dire che è un libro davvero, davvero magnifico.
E sono assolutamente d'accordo sul tuo, diciamo, entusiasmo sul libro. È piaciuto moltissimo anche a me e mi è piaciuto molto anche perché, insomma, questa è un po' l'occasione di Gorky Park per parlare un po' dei massimi sistemi del mondo del thriller, secondo me, dei suoi meccanismi. Il protagonista, Arkady, noi ci siamo abituati, no, magari anche con la televisione, con Montalbano di Camilleri, a vedere un protagonista del giallo, un investigatore che è all'interno del sistema, è coerente col sistema, è solidale col sistema, perché molto spesso è il commissario piuttosto che un agente di polizia, piuttosto che un giudice. E qua l'interesse invece che mi ha questo libro, rimandandomi a del noir americano, in grandissimi degli anni 40, film di Houston piuttosto che di Howard Hawks, Il grande sonno, il falcone maltese. Il protagonista è un personaggio che è contro il sistema, contro le indagini della polizia, come è qui Arkady, che in effetti è, mi sembra, commissario della polizia di Mosca, ma che con le istituzioni sovietiche, insomma, nel corso del libro se la vede molto brutta, insomma, e quindi è un personaggio che sta fuori dal quadro istituzionale, opposto al quadro istituzionale di riferimento, e la sua bellezza è anche il fatto che è un eroe solitario, un personaggio introverso, silenzioso, cupo per alcuni motivi, e particolarmente senza legami grossi personali con il sistema o legami familiari, no? Diciamo un po' un anti-Maigret, cioè Maigret, insomma, che può capitare di male a Maigret? Maigret ha delle, per quanto Maigret di Simenon sia interessante per molti altri aspetti, però da un punto di vista personale, come esempio di uomo, è un uomo solidale col sistema, una figura in qualche modo confortante, pacificante con il mondo, che vive nel luogo più solare del Vieux Paris, in Richard Lenoir, vicino alla Bastille. Quando c'è il sole a Parigi, a casa di Maigret, c'è da prendere delle insolazioni, perché è un luogo splendido, solare, aperto, all'aria. E invece qui la situazione è molto cupa. Non c'è quasi una casa in cui Arkady possa ritornare alla sera, non ha di fatto una compagna fissa, insomma, è un uomo dalle basi molto fragili, che però su questa fragilità poi si erge con una statura titanica, come accadeva appunto agli eroi impersonati magnificamente da Humphrey Bogart nei classici del noir americano. Quindi questi uomini tutti di un pezzo, che non hanno legami con nulla e che interpretano la vita un po' come faceva il pirata Long John Silver nel Settecento, insomma, proiettandosi ogni giorno all'arrembaggio della vita e giocandosela fino in fondo ogni giorno, insomma. E mi ha fatto pensare molto al fascino dei personaggi di Chandler, al fascino di Marlowe, e anche a quello di Hammett, a Sam Spade. E non per niente sia Sam Spade sia Marlowe avevano le donne che gli cascavano i piedi a grappoli, proprio perché per questo loro fascino di uomini che sono in grado di vivere la vita fino in fondo. Personaggi umanamente veramente molto 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 interessanti. Ecco, mi è venuto in mente il contrario di Maigret. Umanamente Maigret tutte le sere torna a casa, c'è la signora Maigret che gli prepara la minestra calda. L'alternativa di vita di Maigret alla sera è quella se bere il Bordeaux o bere la birra. E qua ogni giorno torna
esce e poi torna a casa la sera della sua fidanzata, non sa se la trova, non sa un'esperienza di vita molto interessante. Sì, beh, la, io diciamo spero che non sia la linea che ci lascia. Nuovo. Continuiamo, io penso che si possa continuare. Sì, beh, diciamo che attraverso una trama gialla di thriller assolutamente impeccabile e orchestrata in maniera assolutamente ben fatta, lui riesce a dipingere con grande a tratti anche con cinismo il sistema sovietico, e quindi il personaggio non crede alla propaganda della radio, della televisione sovietica, e non perde occasione per tirare frecciatine anche ai suoi superiori. È davvero disincantato. Ecco, io un disincanto così cinico, sarcastico nei confronti del sistema costituito e della verità di Stato, l'ho trovato con uguale profondità nei protagonisti di Sven Hassel. Loro lo erano nei confronti del regime hitleriano nazista, così come Arkady Renko lo è nei confronti di quello sovietico. E il loro disincanto, il loro essere rassegnati ma non convinti, mi ha riportato ai grandi libri di Sven Hassel. Lo stesso Robert Harris, che è un altro colosso, un altro grande scrittore di thriller, 11 anni dopo, quando ha scritto Vaterland, si è ispirato all'inizio di Gorky Park. Quindi è un libro, Gorky Park, che ha segnato il passo ad altri grandissimi autori, perché Robert Harris, ripete, un altro grandissimo. Il film interpretato da William Hurt è un film bellissimo, che consiglio di vedere. E vi consiglio di leggere, dopo Gorky Park, anche gli altri con Arkady Renko, che sono Red Square e Havana, poi ce ne sono altri ancora, però almeno questi tre vanno letti, perché sono davvero tre pietre miliari del thriller moderno. Sì, libri che peraltro confermo che abbiamo disponibili in libreria, quindi chi li volesse acquistare o anche soltanto consultare lo può fare. Insomma, questo è anche un libro che ha all'incirca 40 anni, quindi diciamo si può considerare nel suo genere sicuramente un classico, ecco. E sotto tutti gli aspetti è un libro veramente molto interessante e godibile. Luca, grazie come al solito, ti saluto e ti rimando alla nostra prossima tappa nel mondo del thriller. Ciao a tutti, ciao, grazie, ciao.